Scusate, consiglieri, vi chiedo cortesemente di prendere posto per poter lasciare subito la parola al direttore per il consueto appello. Vada, direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Bene, possiamo aprire la seduta di oggi con 20 presenti, ci sono 4 assenti e ce ne sono 2 giustificati che sono i consiglieri Gunnella e Stelitano. Ricordo che al primo punto dell'ordine del giorno di oggi c'è un'interrogazione, ma informo tutto il Consiglio che è stata depositata ieri altra interrogazione a risposta immediata che va portata in Consiglio subito, purché sia consegnata entro le 24, anzi a distanza di 24 ore dalla seduta, cosa che è stata fatta, e quindi procederemo anche a trattare, diciamo, questa interrogazione. Vorrei comunque, se non vi dispiace, interrompere il Consiglio per una riunione di presidenti dei gruppi consigliari. Non chiedo più di 3 minuti, credo che 5 saranno anche troppi, per discutere la possibilità di introdurre all'ordine del giorno di oggi altra interrogazione pronta. Quindi interrompo il Consiglio per 3, massimo 5 minuti e prego i rappresentanti, quindi dei vari gruppi, presidenti dei gruppi consigliari, di riunirsi nell'aula separata. Grazie. Brevissima, è finita? Adesso vengono discussi insieme. Allora, consiglieri, prendete posto che proseguiamo con la riunione. Informo che la breve interruzione era per decidere se mettere all'ordine del giorno un'interrogazione urgente che è relativa all'occupazione di uno stabile in via Taranto, numero 57. Quindi intanto procediamo di regola con il primo punto all'ordine dei lavori, che è l'interrogazione numero 31 a firma dei consiglieri Biondo, Ciancio, Vitrotti, Stelitano, Gugliotta, avente ad oggetto esito verifiche per riqualificazione locali Villa Fiorelli. Seguirà poi la discussione sull'interrogazione a risposta immediata presentata ieri dal gruppo PD e seguirà poi l'interrogazione appunto numero 40 che è relativa all'occupazione dei locali di via Taranto 57, in modo così da poter chiudere subito il primo punto relativo alle interrogazioni e passare poi alle votazioni successive degli atti che sono all'ordine del giorno di oggi. Io vorrei intanto nominare gli scrutatori
che sono la consigliera La Zazzera, il consigliere Giannone e il consigliere Toti. Bene, passiamo quindi al primo punto, all'interrogazione numero 31, a firma dei consiglieri Biondo, Ciancio, Vitrotti, Steritano e Gugliotta. Esito verifiche per riqualificazione locali Villa Fiorelli. Lascio la parola al relatore, consigliera Biondo. Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti. Scusate, sono un po' emozionata perché non vedevamo l'ora di ritrovarci in quest'aula finalmente a discutere questa interrogazione in particolare, ma un tema sul quale, come sapete, da tempo i cittadini chiedono risposte. Infatti non sfuggirà a nessuno che, come ha detto la Presidente del Consiglio, questa interrogazione è stata presentata ormai 4 mesi fa. Non devo essere io a ricordare che il regolamento prevede ben altri tempi, ma in ogni caso ringraziamo la Presidente per essere finalmente in aula a rispondere a questa interrogazione. Ci tengo però, proprio perché è passato molto tempo, a ricordare a tutta l'aula qual è stato il percorso che ci ha portato oggi finalmente a discuterne. Vi ricordo che a marzo, mi pare esattamente il 13 marzo, dopo vari incontri che chiaramente sia la maggioranza che l'opposizione avevano avuto modo di fare con le associazioni che rappresentano i cittadini di Villa Fiorelli e con il centro anziani in particolare, è arrivata al protocollo del municipio una raccolta firme di più di 400 cittadini che chiedevano un impegno di questa amministrazione per la riqualificazione dei locali del centro anziani di Villa Fiorelli, che come sapete è in condizioni pietose ma da tempo. Subito dopo questa raccolta firme, poiché non avevamo ricevuto alcuna notizia o considerazione dalla maggioranza, il Partito Democratico il 24 marzo ha presentato una prima interrogazione per chiedere appunto non tanto cosa avremmo fatto per riqualificare quei locali, ma innanzitutto se era intenzione di questa amministrazione procedere verso un percorso di riqualificazione per ridare dignità ai cittadini e agli anziani che abitano il centro anziani di Villa Fiorelli. L'8 maggio l'assessore Mammì gentilmente ha risposto a quella interrogazione, comunicando al Consiglio che aveva già dato mandato agli uffici di fare una verifica di fattibilità tecnica relativamente alla possibilità e all'eventuale spesa per riqualificare quei locali. Una notizia per noi positiva, perché si andava innanzitutto verso la direzione comunque del volersi occupare di questo problema, che per noi non era scontato e per cui avevamo ringraziato l'assessore che in un moto di ottimismo ci aveva promesso che avrebbe ricevuto una risposta dagli uffici dopo 15 giorni. Noi siamo stati clementi, perché oggettivamente 15 giorni erano un tempo improponibile, e non per colpa dell'assessore. Dopo un mese abbiamo presentato una nuova interrogazione all'assessore Mammì e alla Presidente per chiedere appunto innanzitutto quali erano stati gli esiti delle verifiche dell'ufficio tecnico rispetto al fatto che si potesse o meno riqualificare sia i locali del centro anziani sia i locali adiacenti, che come sapete sono all'interno di una delle ville storiche della nostra città. Secondo poi quanto sarebbe costato riqualificare quegli immobili, perché non viviamo, diciamo, in un'altra città e sappiamo che il problema economico è uno dei problemi principali delle nostre amministrazioni, e quindi di quantificare la spesa necessaria, in che tempi saremmo potuti intervenire. Quindi non chiedevamo un impegno a risolvere la questione in un mese, in 2 mesi o in un anno, ma chiedevamo invece a voi, e chiediamo a voi, a questa amministrazione, di darci un cronoprogramma per capire in che direzione andare, e poi di fare degli incontri con i cittadini, con le associazioni, con gli anziani del quartiere, con le mamme che ogni giorno portano i bambini a giocare in quella villa, per decidere insieme che destinazione dare a quegli immobili. Sono passati 4 mesi,
In tutte le conferenze dei capigruppo è stata richiesta la calendarizzazione di questa interrogazione, non è stata mai messa all'ordine del giorno e sinceramente non abbiamo capito perché, perché se era un problema di risposta degli uffici sarebbe stato più onesto semplicemente dire che avevate bisogno di più tempo, ma il silenzio quando dietro alle domande dei consiglieri ci sono delle persone che aspettano è sempre un danno e veramente una brutta figura per un'amministrazione che intendeva cambiare passo. Nel frattempo, oltretutto, in questi 4 mesi sono successe delle cose, come la Presidente sa, dentro quei locali di Villa Fiorelli, quindi non è un capriccio di qualcuno che vuole in quella villa fare delle attività, oltretutto legittimamente. Consigliera Biondo, dobbiamo stringere. Ma è anche un tema di sicurezza e di ordine pubblico. Solo qualche giorno fa, nuovamente ci sono stati degli atti vandalici e fascisti all'interno dei locali di Villa Fiorelli. Spero che la Presidente ne sia a conoscenza, se no le faremo avere molto volentieri le foto, e anche in questa occasione dal municipio non è stata spesa una parola. Ecco, io penso che su questo noi possiamo fare un percorso insieme, non chiediamo miracoli rispetto ad un problema reale, ma chiediamo un impegno, chiediamo che quando vengono fatte delle domande vengano date delle risposte, chiediamo la sincerità da parte di questa amministrazione rispetto ai cittadini che attendono di sapere che fine dovranno fare. Andiamo verso l'inverno, voi siete consapevoli che gli anziani in quelle condizioni non possono passare un altro inverno, allora o troviamo una soluzione anche temporanea che va nella direzione di riqualificare quel posto, oppure per favore dite la verità e ditegli che se ne devono andare da lì. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie. Allora, per i 4 mesi, allora, io sono intervenuta adesso perché la consigliera è in maternità, l'assessora Mammì è in maternità e nei mesi precedenti probabilmente c'è stato agosto, comunque appena l'ho saputo ho dato la mia disponibilità a venire a rispondere. Allora, vorrei intanto ricordare a tutti che i locali del centro anziani di Villa Fiorelli è dal 2012 che sono inidonei, quindi sono passate 2 consigliature governate dall'attuale opposizione ma prima maggioranza che avrebbero potuto dare le loro grandi risposte. Non solo, nel 2013 la sottoscritta in qualità di consigliera pose proprio il problema e l'accento sulla realizzazione del secondo stralcio dove c'erano stati investiti di fondi proprio per realizzare quei lavori che dopo aver abbattuto il preesistente non erano andati avanti, e sono stata anche derisa e presa in giro dall'attuale assessore e dall'allora maggioranza del PD dicendo: consigliera, che sta domandando, che mozioni fa, è già tutto fatto, è già tutto pronto. Siamo al 2017 che voi oggi fate questa domanda a noi e chiedete a noi sincerità nei confronti degli anziani che abbiamo prontamente incontrato varie volte e che varie volte gli abbiamo detto la difficoltà di realizzare quelle cose, primo perché ad oggi quei fondi non si riesce a capire dove sono e come sono, e quindi non ci sono attualmente disponibili nel bilancio del Comune di Roma, quindi dobbiamo andare a rifare tutta una ricerca. Non solo, l'immobile, quello a fianco, è in carico al Dipartimento Ambiente. Noi abbiamo prontamente convocato il Dipartimento Ambiente per fare il sopralluogo, siamo andati più volte ed era impossibile accedere, primo perché era saldato, successivamente perché era stata posta una catena, successivamente ancora perché l'immobile era occupato. Quindi abbiamo prontamente segnalato anche a Pinto, che è responsabile del servizio giardini, che ha chiesto al proprio dipartimento una soluzione definitiva almeno per allontanare le persone che pernottano all'interno, perché è di proprietà del dipartimento, non è di proprietà del municipio l'immobile, e lui ha richiesto anche ieri aggiornamento, ha detto che stanno lavorando in questa direzione. È normale che nel momento in cui si libererà e si riuscirà ad accedere riandremo a fare un sopralluogo per capire i costi di intervento, perché il dipartimento già ha detto che fondi per riqualificare quell'immobile che ad oggi c'è non ne ha, quindi è una cosa che dovremo prendere in carico come municipio. Naturalmente se i costi sono bassi, stanno nell'ordine dei 5, 6, 7 mila euro per renderlo agibile,
possiamo anche prevedere di inserirlo nel bilancio municipale. Se i fondi richiesti per la riqualificazione cominciano a raggiungere cifre eccessivamente alte, siccome noi con quei fondi dobbiamo sistemare il centro anziani adesso di Cinecittà, che è in attesa già da 3 anni della sistemazione, della messa a norma, dobbiamo sistemare e mettere in sicurezza i dipendenti all'interno di questa sede e all'interno di Villa Lazzaroni, perché come tutti avete sollecitato, maggioranza e opposizione, anche ex maggioranza e scorse consigliature, tutti sappiamo le condizioni penose in cui vertono anche i nostri istituti, quindi se è un intervento banale possiamo provare a chiedere al Dipartimento di prenderlo in carico e di sistemarlo. Non solo. Il percorso per decidere che cosa farci o per proporre un progetto, visto che da una parte ci sono gli anziani che sollecitano che quella casetta rimasta là possa essere utilizzata come centro anziani, ma dall'altra ci sono 3 rappresentanti, un comitato di quartieri riconosciute e altre 2 associazioni che invece spingono affinché sia aperto alla cittadinanza come luogo socioculturale. Sarebbe carino avviare un processo partecipativo, magari nelle commissioni competenti, invitando tutti gli organismi interessati a proporre un progetto, perché magari con un progetto già proposto, messo nero su bianco, magari possiamo anche andare a battere cassa al comune e a dire: signori, qua c'è un progetto presentato dalla cittadinanza che vale la pena di analizzare, quindi valutiamo anche lo stanziamento di fondi. Questo è un invito che faccio, però mettendo tutte le parti sedute a tavolino, perché andare una volta dal centro anziani e dire quello spazio lo diamo a voi così sta al caldo e andare l'altra volta alle associazioni, ai comitati di quartiere e dire sì, ve lo diamo a voi perché ce l'avete chiesto, insomma, forse chi non dice la verità o fa la doppia faccia non è questa amministrazione, ma è chi si pone coi cittadini in altro modo. Per quanto riguarda il centro anziani, il problema del fatto che non c'è la struttura del centro anziani dove poter accogliere gli anziani oggi è un problema assolutamente reale, perché non c'è la possibilità di portare avanti quel progetto finché non capiamo se i fondi che erano stati stanziati già dal 2012 e passa ci sono ancora, e soprattutto perché ad oggi c'è anche l'emergenza di andare a rinnovare il comitato di gestione e quindi capire se quel centro anziani ad oggi può essere comunque riconfermato in una situazione del genere. Quindi là le opzioni sono 2 e che vanno comunque valutate dal Consiglio del Municipio, perché è il Consiglio Municipale che decide di costituire un centro anziani, laddove i requisiti vengono persi è il Consiglio Municipale che decide semmai di revocare o fare altre cose. Quindi anche in questo caso consiglio a tutti voi di fare delle commissioni dove invitate sia gli uffici, sia il centro anziani, sia i rappresentanti dei vari comitati di gestione, così valutate, perché là l'ipotesi ad oggi, con le strutture in essere ad oggi, là l'unica struttura che può essere riconosciuta e rimanere in piedi è il bocciofilo, e per le attività, come è stato fatto negli ultimi 5 anni, di centro anziani ci si può appoggiare a Via La Spezia finché non si trova una soluzione alternativa lì, disponibile a qualsiasi cosa, fermo restando che l'impegno economico del municipio può essere limitato per la messa in sicurezza, perché fondi non ne abbiamo, ma sulla base di un progetto costruito con la cittadinanza, anziani, comitati e associazioni, siamo disposti a prendercene carico e andare tranquillamente insieme al Dipartimento e all'assessorato, anche al bilancio, a chiedere fondi per un progetto specifico di riqualificazione della casetta. Nel frattempo continuiamo a cercare nei meandri degli uffici quei fondi che io chiesi già nel 2013 dove stavano, per vedere se si può far ripartire anche il progetto di riqualificazione che era rimasto fermo, ripeto, già dal 2012. Grazie. Bene, lascio la parola quindi per la risposta. 3 minuti, mi raccomando, consigliera Biondo. Grazie. Purtroppo non siamo mai stati insoddisfatti come oggi, Presidente, perché lei oggi ci viene a promettere delle cose che ci aveva già detto l'assessore Mammì 4 mesi fa, però nel frattempo vi ricordiamo che sono passati 4 mesi. Lei non può oggi dirci che bisogna fare una verifica agli uffici per capire se sono sufficienti 6-7 mila euro per mettere in sicurezza i locali, perché l'assessore Mammì nella seduta del Consiglio dell'8 maggio ci ha detto non che avrebbe interessato gli uffici tecnici del municipio, ma che aveva già interessato gli uffici tecnici del municipio. Allora, o l'assessore Mammì l'8 maggio... Quindi Francesca, aspetta un attimo. O l'assessore Mammì l'8 maggio ha detto una bugia, e allora forse se ne dovrebbe assumere. Non siamo riusciti ad accedere, appena libereranno entreremo e faremo la stima, quindi è pure sotto.
Allora, io parlavo anche dei locali del centro anziani, sono sicura che lì potevate accedere. Dopodiché mi sembra allucinante che nei locali di Villa Fiorelli possa accedere chiunque, perché in questi... Sto parlando io, scusi Presidente, poi se vuole... prego. Vede, ha rosicato, Il regolamento, bisogna dire se si è soddisfatti o insoddisfatti di relazione, ma non ampliare con ulteriori domande, però perché sennò mi costringe... Sarò mi fa parlare oppure vuole parlare lei? Sì, vuole benissimo. Parlare. Sì. No, voglio dire, sto interrompendo una discussione, sto semplicemente chiedendo il rispetto del regolamento, se qualcuno mi fa parlare magari sarebbe anche gradito. Grazie. Allora, vorrei dire che qualora sorgono altre domande, lo voglio ricordare, si apre una discussione e io non posso esimermi assolutamente da non riconcedere la parola, quindi vorrei che tutti si attenessero a quello che c'è scritto nel regolamento e dire per quale motivo soddisfatti o insoddisfatti senza aprire altri temi e altri fronti sulla discussione, altrimenti il percorso va avanti fino a domani mattina. Grazie. Posso? Grazie. Pertanto dicevo che nella seduta dell'8 maggio l'assessore Mammici aveva detto un'altra cosa, quindi o l'assessore ha detto una bugia o non conosce le competenze del municipio o dobbiamo intendere, e siamo finalmente contenti di sapere cosa pensa la Presidente, che nei fatti commissaria al pensiero dell'assessore Mammì, perché noi nell'interrogazione precedente non chiedevamo solamente la riqualificazione dei locali, facevamo anche una domanda specifica non a caso, ovvero si chiede di sapere se questa amministrazione intende mantenere aperto il presidio del centro sociale anziani di Villa Fiorelli, che era la prima domanda. A questa prima domanda l'assessore Mammì aveva risposto sì, certo, ma dobbiamo capire come, ed era esattamente quello che volevamo. Oggi invece ci viene detta un'altra cosa in assoluto. Sono passati due anni, è vero, non è stato risolto un problema per tanto tempo, però Presidente, mentre lei era in consiglio anche nella scorsa consigliatura, io non c'ero e quindi penso di avere il diritto di chiedere a questa amministrazione cosa vogliamo fare, e penso che su questo lei ci ha detto tutto ciò che non è stato fatto negli anni, ma non ci ha ancora spiegato cosa volete fare voi. La destinazione dei locali, certo, la dobbiamo decidere insieme ai cittadini e ai comitati, ma è la politica che deve dare un indirizzo e lei in prima persona lo deve dare, e i progetti, se mi permette, il municipio li condivide con i cittadini, ma li presenta il municipio stesso, non li fanno i cittadini, perché se no non andremo mai d'accordo. Per quanto riguarda il centro sociale anziani di Via La Spezia, capisco che è una soluzione, può essere una soluzione solo se è una soluzione temporanea, perché sennò significa relegare gli anziani di 80-90 anni che popolano Villa Fiorelli a stare a casa, e penso che questo sia un danno non solo dal punto di vista di quello che un'amministrazione può fare, e quindi un danno politico, ma anche un danno dal punto di vista sociale ed emotivo per gran parte della popolazione. Bene, come da regolamento purtroppo i 3 minuti sono solo per dichiarare se si è soddisfatti o meno, qualora sorgono altre domande, penso che tutti, anche la registrazione confermerà, sono uscite domande sul futuro di questo stabile. Concedo la parola alla Presidente Lozzi, veloce, grazie. Allora, probabilmente non parlo io italiano oppure non parlo correttamente per farmi comprendere. Nessuno ha detto che vuole chiudere il centro anziani, però per esistere proprio come status deve avere una struttura idonea. Ad oggi l'unica struttura che potrebbe essere utilizzata se ristrutturata è quella preesistente là, perché tutto il resto è inagibile ed è prevista l'abbattimento e risistemazione secondo il vecchio progetto. Su quella struttura lo stesso Partito Democratico fa 2 domande. 1, lo diamo al centro anziani; 2, lo rendiamo fruibile alla cittadinanza. Io non ho detto che mi dovete fare il progetto disegnato, ho detto mettetevi tutti i soggetti seduti a tavolino e definiamo in che direzione vuole andare la cittadinanza, renderlo fruibile, perché ad oggi da regolamento dei centri anziani non fatto da questa amministrazione ma dalle precedenti, un centro anziani non può essere fruito anche dalla cittadinanza, quindi quella struttura che è l'unica che può essere attualmente adeguata in tempi rapidi, una volta valutato il costo, che se
contenuto, ho detto ce l'accogliamo come municipio, se contenuto non è dobbiamo chiedere integrazione dei fondi al comune, e l'accesso non l'abbiamo fatto ad oggi non perché non ci siamo andati quattro volte, ma perché essendo occupato e sigillato non è possibile, i dipendenti non possono scavalcare perché non sono coperti da questo punto di vista di assicurazione. Quindi quello che chiedevo è fare il lavoro che fanno le commissioni, vi mettete a tavolino, se decidete che quell'immobile può andare ed essere dedicato per gli anziani, perché tutto il territorio decide che va per gli anziani, quello proviamo a ristrutturarlo per mantenere là il centro anziani di Villa Fiorelli. Se invece la cittadinanza insieme a tutti voi decidono che deve essere aperto alla fruizione dei cittadini, il centro anziani perde anche quell'opzione. Quindi in quel caso bisogna valutare se mantenere, nel momento che ad oggi non ci sono strutture alternative, la fruizione solo del bocciofilo così com'è, e per le altre attività appoggiarsi a Via La Spezia finché non rivengono fuori quei fondi spariti nella scorsa consigliatura e previsti per la riqualificazione di Villa Fiorelli. Credo di essere stata chiara. Grazie. Allora, io vorrei veramente che lo svolgimento delle interrogazioni avvenisse come da regolamento, perché è difficile veramente poter frenare un dibattito ogni volta, e conto sull'aiuto di tutti. Siamo adesso alla seconda interrogazione, e ricordo tutti si tratta di interrogazione urgente. Non ho il testo qui, grazie. Di interrogazione urgente depositata ieri dal gruppo PD, non da tutto il gruppo PD, insomma, però da buona parte, e riguarda gli interventi di intervento di disinfestazione urgente presso asilo nido Girotondo, via F. Ughelli 55. Lascio quindi la parola al relatore. 43. Sì, grazie Presidente. È un'interrogazione a risposta immediata, non è un'interrogazione urgente a norma di regolamento, all'articolo 87 per essere precisi. Comunque grazie. La necessità di intervenire con una risposta, diciamo con un'interrogazione di questo tipo, è nata perché proprio ieri, era in corso anche la commissione scuola, insomma arrivavano le segnalazioni di genitori fortemente preoccupati dalla situazione, che io diciamo definisco grave, che si sta determinando in una struttura, un asilo nido che si trova appunto nel quartiere Appio Latino, quartiere che sapete diciamo è stato interessato anche da alcuni casi di un'infestazione particolare di zanzare, e sul quale si è previsto attraverso un'ordinanza anche della sindaca di poter intervenire con una disinfestazione urgente. Ora è ovvio che non tutti i nidi sono all'interno delle strutture che appunto possono essere interessate, però quella è una situazione ormai definita quasi all'estremo delle diciamo quasi criticità a livello sanitario, perché sembrerebbe che sia all'interno che all'esterno della struttura i bambini sono praticamente inseguiti dalle zanzare e il personale educativo è praticamente massacrato dalle punture di insetto. Ora, la domanda è semplice: vista l'urgenza, se e quando è previsto un intervento di disinfestazione, così anche per mettere le famiglie in tranquillità rispetto ad una ovviamente paura anche legittima che si sta diffondendo tra i genitori di non voler più mandare i bambini a scuola. Quindi credo che è una diciamo necessità di questa amministrazione oggi dover dare delle risposte in modo che si possa tranquillizzare quel pezzo di quadrante che è fortemente preoccupato. Ora ci sono state diverse commissioni su questo, su alcune diciamo neanche entro nello specifico perché poi purtroppo non sono arrivate le risposte che alcuni commissari hanno avanzato, in particolare anche ieri la Regione Lazio chiedeva appunto al Comune di Roma quali fossero stati gli interventi fatti e qual è il piano sul quale ci si sta muovendo proprio per diciamo evitare situazioni come questo. Quello è un quartiere che sembra particolarmente colpito, da Via Gaglia fino al Parco degli Scipioni e appunto arriviamo addirittura dentro una struttura scolastica. Parliamo di bambini, parliamo di famiglie, quindi l'urgenza non era legata a questo, ma l'immediatezza di una risposta assolutamente sì. Grazie. Allora, grazie per la domanda. Io appena ieri ho ricevuto questa interrogazione a risposta immediata mi sono preoccupata perché ho pensato
ho pensato che insomma, è sicuramente una situazione estremamente urgente per la questione delle zanzare, c'è un'ordinanza, ci sta anche il protocollo ASL che spiega perfettamente l'intervento, quindi ho chiesto prontamente alla scuola, quando avesse comunicato al municipio in maniera formale la richiesta di intervento, perché dai genitori formalmente non c'era arrivata nessuna segnalazione, e cosa loro avessero fatto successivamente. Allora, mi hanno girato una mail che è del 10 ottobre, in cui si richiede, quindi due giorni fa, in cui la scuola formalmente richiedeva urgentemente la disinfestazione interna ed esterna per zanzare nell'asilo nido. Prontamente gli uffici, l'11, perché questa è arrivata mi sembra alle ore la mattina intorno alle 11, quindi il giorno dopo la mattina loro hanno scritto ufficialmente all'ufficio dipartimentale che si occupa proprio del protocollo della zanzara, che è poi la referente, la dottoressa Di Domenico Antonio, che la scorsa settimana avete avuto in commissione a disposizione per qualsiasi domanda proprio in relazione a ciò, e quindi ieri è stato prontamente comunicato alla struttura. Non solo telefonicamente, abbiamo chiesto di sapere nel più breve tempo possibile il giorno esatto dell'intervento presso l'asilo nido, che appena ce lo comunicano lo gireremo anche tramite mail o volete nella vostra posta la data esatta dell'intervento. Quindi ci siamo attivati, non solo siccome sono uscite varie trasmissioni sui casi di contagio in Via Gaglia, nelle aree extra e quant'altro. Tra l'altro io ho chiesto anche l'elenco degli interventi adulticidi effettuati nel settimo municipio, qua ce n'è una copia per ogni consigliere, e quindi lo avrete. Quindi la zona di Via Gaglia è stata prontamente bonificata con tutte le aree limitrofe, sono stati fatti interventi anche extra gra e sono in programmazione quelli nell'area Morena, visto che Ciampino, che è confinante, ha avuto dei casi conclamati, perché il protocollo funziona così: la ASL, laddove ci sono dei casi conclamati, richiede degli interventi particolari al comune in cui i casi sono conclamati, e quindi c'è un protocollo di un certo tipo. In più i comuni hanno l'obbligo tra virgolette di prevenzione laddove vengano segnalate forti presenze. Siccome in questa scuola è segnalata una massiccia presenza, si è già attivato il percorso. Appena ho la data, visto che è stato richiesto ieri, ve la comunico. Sì, lascio la... Sì, grazie. Allora, diciamo, questo mi rende soddisfatta, perché io temevo invece che bisognasse passare per una gara e quindi si allungassero ulteriormente i tempi. Quindi mi sembra di aver capito che si è accolta l'urgenza, e quindi certo, questo è il carattere di urgenza e di immediatezza legato al fatto che appunto il 10 ci è stata segnalata anche a noi questa cosa, e prontamente abbiamo passato ieri provato a fare un tentativo in commissione scuola, ma tutto è caduto nel vuoto, così idem nella commissione ambiente che lei ha citato. È finito anche l'ultimo velo pietoso sul quale lì abbiamo appreso che le zanzare volano, e chiedevamo più che altro gli interventi che si stavano facendo a Dragona, quindi lasciamo perdere. Però diciamo l'importante è che il suo assessore chiedeva che si faceva a Dragona. Detto questo, ci la ringraziamo, perché vuol dire che possiamo mettere in tranquillità i genitori, e che a breve immagino avverrà la disinfestazione ad hoc che la scuola pubblica merita. Grazie. Bene, passiamo al punto successivo, l'interrogazione numero 40. Occupazione locale via Taranto 57 da parte del gruppo Forza Nuova. Consigliera Biondo. Scusi Presidente, ma dato che non era all'ordine del giorno, noi non ne abbiamo una copia, possiamo averla? Certo, per favore? Assolutamente. Io le posso dare addirittura l'originale per un attimo? Certo, assolutamente. Io che cosa posso fare? Intanto vorrei ricordare che a fine discussione, è giusto l'intervento per motivi personali, e il Presidente della Commissione ha chiesto di rispondere all'intervento
Sì, certo. Siccome stiamo passando a un punto nuovo, a fine discussione, quindi prima di cominciare quello nuovo, mi sembra giusto accogliere assolutamente, visto che sono state dette cose sull'andamento di una commissione e ci si è sentiti toccati sul vivo, mi sembra giusto dare... Ma per favore! Meno male! Io penso che la risposta vada data alla Presidente della Commissione Ambiente. Grazie. Chi vuole rispondere risponde. No. Il regolamento c'è scritto che quando qualcuno viene. Non si tratta di atti di consiglio, si tratta dei regolamenti, e leggetelo bene, perché sennò mi dite che sono maestrina, dei regolamenti, dei consiglieri in seduta di consiglio, laddove si fa riferimento a qualcuno o a qualcun altro, io devo concedere la facoltà di parola per replica. Mi dispiace, lo devo fare. Allora, se magari siete più educati e cercate di evitare questi attacchi che non servono a niente, allora io magari non concederò più repliche, grazie. Consigliera Ariano, per me chiaramente può rispondere. Se vuole lei o l'assessore, assolutamente. Grazie Presidente, no, io ci tenevo per i cittadini che sono qui oggi e che molto probabilmente non erano presenti in sede di Commissione Ambiente, che noi già più di 2 settimane fa avevamo chiesto la presenza della responsabile del servizio di disinfestazione e derattizzazione del Dipartimento, che è venuta appunto, che è riuscita ad essere presente lo scorso giovedì, che nella trattazione di ben... Cerchiamo di mantenere la calma e il silenzio. Scusi, richiama regolamento, articolo 56. Guardi, oggi veramente è ingestibile, veramente la situazione è ingestibile. Poi mi si dice che faccio la maestrina, ma quando gli studenti sono indisciplinati è difficile non esserlo. Allora io vorrei ricordare che questa è una seduta di consiglio, vorrei che si permettesse l'intervento alle persone che hanno facoltà di parola e gli altri per favore facessero adeguato silenzio, e lo pretendo da tutti, di qua e di là. Prego, consigliera Ariano. Grazie Presidente, ripeto ciò che stavo dicendo perché il brusio era piuttosto forte. Come dicevo, come ricordavo ai consiglieri, quelli che ovviamente non erano presenti, e ai cittadini, noi già da tempo, data che insomma appunto dei rilievi che ci hanno evidenziato che alcuni cittadini del nostro municipio fossero stati interessati appunto dalla puntura del, diciamo, vabbè, il discorso è stato ben più articolato del dire dove le zanzare volano o siamo a Dragona. Su questo tema infatti voglio semplicemente anticipare ai cittadini che stiamo organizzando un evento, un incontro, diciamo, di informazione, per far sì che i tanti allarmismi che vengono gettati così in pasto dei cittadini che ovviamente vogliono mandare i propri figli tranquillamente a scuola e vivere la propria quotidianità, insomma, non vengano ulteriormente subissati appunto da quelle che sono in alcuni casi delle vere e proprie allarmi ingiustificate, in quanto lo stesso protocollo che è stato spiegato nella stessa sede di commissione prevede che ove la segnalazione avvenga insomma da parte tempestiva dall'ASL, già la sera stessa si interviene nei luoghi, quindi voglio dire sicuramente alcune cose possono non essere state comprese, però insomma mi sembra a volte pretestuosa l'attività che viene fatta. Quindi dicevo, volevo anticipare che nostra cura è sicuramente quella di parlarne e diffondere meglio l'informazione, visto che la deliberazione di Roma Capitale risalente ad aprile scorso evidentemente non ha avuto la giusta pubblicità. Di questo noi prendiamo atto e anzi ce ne scusiamo fortemente con la cittadinanza, che se avesse avuto una maggiore informazione proprio di quel documento e di quell'atto così preventivo nei confronti di determinati comportamenti e dell'azione posta in essere da Roma Capitale, sicuramente non si sarebbero fatti cogliere da tante delle paure che si sono poi ingenerate e dall'ulteriore deliberazione della data appunto del 12-13 settembre. Quindi ripetiamo, a breve per chi si fissa, insomma, segue questi canali, avremo modo di informarli direttamente. Nella sede della stessa commissione sono stati anche distribuiti, rilasciati insomma dalla funzionaria, quelli che erano stati gli interventi anche precedenti, quindi non solo appunto sugli interventi adulticidi che sono oramai
mai degli episodi, insomma, legati più che altro alla questione consigliere regionale. Consigliere Ariano, dobbiamo chiudere. E quindi, dicevo, insomma, era facilmente passata l'informazione, bastava semplicemente leggere o consultarsi tranquillamente, perché soprattutto nella sede della Commissione Ambiente c'è il massimo della disponibilità, e ovviamente questi sono casi di cui è inutile, insomma, anche parlare, ancor di più ci sarebbe stato in questo caso a fare da tramite ancora più immediato. Quindi grazie a tutti. Scusi Presidente, ma Fratelli d'Italia non sta capendo che cosa sta succedendo, c'è un casino. Allora, no, perché purtroppo, no, seguiamo, però purtroppo stanno avvenendo una serie di irregolarità rispetto a quanto previsto nei regolamenti, perché... No, perché stiamo chiedendo una verifica. Scusate, fate parlare. Sì, voglio chiedere una verifica del regolamento, perché chi lo vuole? Perché no, lo deve controllare, dovrebbe controllare lei. Grazie. Perché in realtà stiamo un po' confondendo le questioni, interrogazioni inserite in un consiglio quando non c'è. Mi faccia parlare, poi mi risponde. Interrogazioni inserite quando in un consiglio quando non è previsto nell'ordine del giorno, repliche quando non è previsto nell'ordine del giorno. Un macello, qua ci stanno due questioni. Aspetti, mi faccia terminare. Due lei sta parlando senza aver chiesto neanche. No, mi alzo perché qua chiunque vuole alza e si parla. Però se mi fa terminare, è una persona educata. Si può parlare per richiamare regolamento? Se è una persona, e hanno parlato tutti. Al giorno. Allora, consigliera Cerconi, sieda, vediamo se riusciamo a fare chiarezza sulle cose che sono accadute. Ho chiesto all'inizio del consiglio un'interruzione con i presidenti dei gruppi consigliari perché c'era un'interruzione urgente di cui devo prendere, chiaramente, devo far vedere, ne devo parlare con i responsabili, con i presidenti dei gruppi consigliari per essere inserita all'ordine del giorno, al primo ordine del giorno utile, e ne ho approfittato per chiedere se agli stessi andava bene l'inserimento di un'altra interrogazione ancora non risposta che avevo saputo essere pronta e che non avevo saputo essere pronta nell'ultima capigruppo. Quindi nel momento no, lei deve valere per tutti, Presidente, capisce? Perché non è che se una volta lo facciamo, allora io richiamo il regolamento e chiedo al direttore. Chiedo al direttore. Sta prendendo la parola senza neanche chiederla ogni due minuti. Allora, il regolamento non è che dà adito a molte interpretazioni, se lo legga. Io non sto violando niente, come Presidente del Consiglio devo convocare i presidenti dei gruppi consigliari per chiedere una variazione. Poi finisco io. Presidente, allora, per un richiamo... devo convocare i presidenti dei gruppi consigliari per chiedere una variazione all'ordine del giorno. L'ho fatto, abbiamo deciso la variazione all'ordine del giorno, erano presenti i presidenti dei gruppi consigliari, è stato votato, si alza lei e dice che vengono rotte le regole, ma insomma se lo lega il regolamento una volta per tutte. Oh, adesso Presidente, guardi, richiama il regolamento veramente... per favore. No, guardi, articolo 56. Mi creda, io sono stanca di... Ma la finiamo? Ma la vogliamo finire? Ma perché devo farla parlare? Ma mi dice... Allora, il primo che si alza, non faccio parlare né lei né Principato, ma non perché sono una persona maleducata, perché sono una persona che vorrebbe che vi comportaste da persone civili. Sappia in un'aula che ha violato il regolamento, questa. Ne parleremo comunque e faremo una lettera... Benissimo, facciamo le lettere al segretario generale. Oh, facciamo le lettere ai posti giusti. Benissimo. Allora, a me ogni volta piace, no? Invece che decidere io quello che viene inserito all'ordine del giorno, mi sembra democratico interrompere per 5 minuti, chiamare i cosiddetti capigruppo e decidere insieme la variazione all'ordine del giorno. Lo faccio, si vota insieme. La maggioranza vota, compresa il suo partito che rappresenta, e poi dopo in aula mi si dice che ho infranto i regolamenti. Ma insomma, ma si vergogna, si vergogni lei che non lo conosce. Si vergogni, è stato votato dal suo capogruppo la variazione all'ordine del giorno, si vergogni, consigliera Cerconi. Guardi, punto. Non serve che si arrabbi. Presidente, vorrei fare un richiamo al regolamento, però, ma se sì, è possibile. Veramente, richiamo al regolamento. Presidente, per favore, articolo 56. Ma certo, consigliera Cerconi, lei si alza in piedi. Allora, scusi, lei si alza in piedi. Lei non può essere. Presidente. Allora,
la seduta del Consiglio, vista la maleducazione dei consiglieri che si permettono di alzarsi, di offendere la Presidenza del Consiglio. Ma offeso, scusi, che offeso? Che sto interrompendo, che sto addirittura... Lei ha detto che vergogna, io è lei che sta infangando me, scusi. Chiamato i capigruppo per decidere insieme, penso. Ma non sto parlando di quello, lei non mi ha ascoltato, presidente. Lei non mi ha ascoltato. Parla di altro, parla di. Ancora. Cioè, queste cose non le ha rispettate, perché se oggi funziona così. Tutte le volte che ci saranno delle interrogazioni si farà una capigruppo poco prima e verranno inserite le persone la che capigrupp- vogliono lei non ascolta no, forse lei non ascolta consigliera Cercuoni articolo 56 c'era un'interrogazione a risposta immediata dovevo chiamare la capigruppo immediatamente lo vuole capire o non lo vuole capire? Allora la prossima volta si informi prima, c'è una risposta, un'interrogazione. Guardi che sono informatissima, non presidente, ce la faccio, ma se non lei ce continua, la posso fare. Io le devo rispondere. Basta, il consiglio è interrotto, grazie. Dobbiamo andare avanti così. Consigliera Vidrotti, stiamo iniziando la seduta, consigliere Ciancio, no, chiamo tutti quelli in piedi, per favore sedetevi. Allora, continuiamo con il punto in cui eravamo rimasti prima del teatrino, dunque vediamo. C'è? Serviva lui. Monica, torna? Deve rispondere. Aspetta, stavamo... Allora, intanto sedete, stiamo anche richiamando l'assessore. Vediamo se arriva. Lo stiamo chiamando? Vediamo. Ah sì, assolutamente sì. Proseguirei la riunione dove era stata interrotta. Lascerei la parola al relatore per l'interrogazione in oggetto. Ce l'hai tu? L'occupazione dello stabile in via Taranto numero 75, grazie. No, non fa niente, ce l'hanno loro. Posso, presidente? Grazie. Sì, ci siamo dovuti risintonizzare perché appunto, come avranno capito tutti dalle discussioni precedenti, questa interrogazione non era all'ordine del giorno, ma siamo contenti che la Presidente voglia rispondere, anche perché era un'interrogazione urgente, ma anche qui diciamo, è passato quasi un mese dalla presentazione. L'interrogazione ha come oggetto l'occupazione dei locali di via Taranto 57 da parte del gruppo di Forza Nuova, perché come sapete già da qualche mese sono state occupate 5 saracinesche su strada in via Taranto e all'interno di questi locali si svolgono delle attività non solo in modo abusivo, ma in particolar modo vengono fatte delle attività di tipo assolutamente discriminatorio. Ad esempio, se avete avuto modo di passare lì fuori avrete letto che c'è scritto che si distribuiscono generi alimentari solo per gli italiani in difficoltà e che secondo noi rappresenta una discriminazione nella nostra città non solo inaccettabile ma molto pericolosa. Oltretutto i locali in questione sono di proprietà dell'ATER, quindi sono di proprietà pubblica e questa situazione è per noi ancora più grave. Inutile dirvi che l'apologia di fascismo è vietata dalla nostra Costituzione.
ed è inutile dirvi, o forse è utile, dato che in questo municipio non ne parliamo mai, che da tempo nei nostri quartieri, nuovamente come qualche anno fa, si assiste ad episodi di prepotenza e di violenza da parte di questi gruppi organizzati che si professano fascisti. Nel frattempo, Presidente, le cose sono cambiate dalla presentazione di questa interrogazione, quindi mi permetterà di fare delle osservazioni, perché innanzitutto noi chiedevamo se il municipio fosse a conoscenza di questa occupazione, e lo chiedevamo per un motivo, perché quando ci è stata segnalata abbiamo chiamato il direttore dell'ATER di Roma, che ci ha comunicato, anzi prima abbiamo chiamato il commissariato di polizia, ci ho parlato io personalmente, e ci hanno detto che non era possibile procedere ad uno sgombero perché non esisteva una formale denuncia da parte della proprietà, e quindi giustamente le forze dell'ordine non potevano intervenire. Quindi a quel punto abbiamo chiamato la proprietà, l'ATER, che ci ha comunicato che non avevano, che erano a conoscenza di questa situazione, perché insomma gli era stato comunicato, ma non gli era mai stato segnalato formalmente, mentre aspettavano una segnalazione appunto dalle forze di polizia o dal municipio. Al che mi sono permessa di fare una segnalazione personale come consigliera di questo municipio, sperando che potesse servire a qualcosa, ma vi dico la verità, avendo poca fiducia nella celerità dell'ATER. E invece solo 15 giorni dopo, a seguito di questa segnalazione, l'ATER ha effettuato un sopralluogo in quei locali, ha sporto formale denuncia contro l'associazione, il gruppo di Forza Nuova, e ha chiesto alle forze di polizia di intervenire tempestivamente, e quindi adesso questa cosa è passata nelle mani delle forze di polizia. Però noi chiedevamo a questo municipio appunto se era a conoscenza di tale occupazione, se era a conoscenza perché non aveva fatto una formale segnalazione all'ATER, cosa che invece abbiamo dovuto fare noi, se comunque era invece intervenuto in qualche modo per segnalare perlomeno alle forze di polizia, alle autorità preposte, questa occupazione da parte di un gruppo fascista, a maggior ragione perché forse non è un elemento in più dal punto di vista giuridico, ma sicuramente lo è per noi e spero per tutto questo consiglio del municipio, perché quei locali si trovano in un palazzo, che è un palazzo dell'ex governatorato, dove qualche anno fa sono state deportate e uccise delle persone alle Fosse Ardeatine. E allora, se, come ci siamo detti più volte, ma ci siamo dimostrati ancora troppo poco, questo è un municipio che ha a cuore i valori della resistenza e dell'antifascismo, ecco, avete perso un'occasione per dimostrarlo. E su questo ci saremmo perlomeno aspettati una parola, una battuta, una frase di solidarietà rispetto ai cittadini che abitano quel quartiere e che hanno paura ad uscire la sera, tant'è che non hanno voluto segnalare personalmente alle forze di polizia questa occupazione, perché dato che appunto, come ricordava prima la Presidente, ci piace a tutti scrivere sui social, ecco, questo era uno degli argomenti su cui ci saremmo aspettati, se non un intervento, perlomeno una parola dalla Presidente del settimo municipio, di un municipio che si professa ed è ancora, nonostante queste forze occupino prepotentemente gli spazi dei nostri quartieri, un municipio antifascista. E quindi chiediamo a questa Presidenta quali azioni intende mettere in campo, non solo per ripristinare la legalità dentro quei locali, ma soprattutto, questo ci interessa, per ribadire da parte dell'amministrazione e delle istituzioni che coloro che utilizzano metodi razzisti e violenti non hanno cittadinanza nella nostra città. Grazie. Allora, grazie Presidente per la parola. Allora, la prima questione, allora, innanzitutto io ho ascoltato con attenzione quello che ha esposto la consigliera Biondo, e ci sono molte cose vere, cioè moltissime cose vere, moltissime altre sono un po' meno vere, e adesso andrò a spiegarci. Non voglio essere un po', non dire che è falso, ecco.
Innanzitutto non capisco perché la proprietà debba aspettare una segnalazione per agire da sola. Cioè, non è che è il municipio che deve segnalare ad un proprietario di agire su uno sgombero quando ha degli immobili occupati, quindi lo può fare mutu proprio qualora lo dovesse sapere, lo venisse a sapere. Noi, quindi, questa è la prima cosa. Secondo, è un immobile, come è stato detto, dell'ATER, che è competenza regionale, ovviamente, quindi capisco l'interrogazione che è molto politica, come anche interessante sulla questione, però credo che dovesse essere fatta in principio in regione e non qua. In ogni caso, noi comunque ci siamo presi, ne siamo venuti a conoscenza, come penso tutti ne siano venuti a conoscenza, innegabile, era presa, e subito abbiamo, io personalmente, ho agito. Quindi non abbiamo, la cosa non vera o falsa, e che non è vero che abbiamo perso un'occasione, non l'abbiamo persa, perché il 14 settembre io ho firmato una nota indirizzata all'ATER informandoli dell'occupazione. 14 settembre, e voglio specificarlo perché adesso l'ho verificato così tanto per dire, è lo stesso giorno dell'interrogazione, ma l'ho saputo la sera e la mattina, no, non l'avevo, a me è arrivata dopo, quindi non l'avrei fatto. Quindi la questione io l'ho già fatta, questo è il 14 settembre, quindi non è che... io posso... La vogliamo finire? Quindi? Appunto, grazie. Sì, per rispondere a un'interrogazione ci sono 30 giorni. Allora io vorrei dire che non si può... Vorrei dire che il prossimo che interrompe senza aver chiesto la parola e senza avere la facoltà di parola è pregato di uscire. Grazie. Assessore, io la ringrazio per la sua celere segnalazione, che dimostra che effettivamente quindi il municipio qualcosa poteva fare e l'ha fatto, però non ha risposto alla nostra domanda, perché il tema, diciamo, della segnalazione nel frattempo, appunto, dato che è passato un mese, è stata risolta. Noi vi abbiamo chiesto se secondo voi queste associazioni hanno cittadinanza nel nostro municipio, che cosa si fa rispetto a questo, e ci dispiace anche perché una richiesta da questo punto di vista vi è arrivata non solo dal Partito Democratico il 14 settembre, ma anche da diversi cittadini e dall'ANPI, che quindi, diciamo, non ha una connotazione da questo punto di vista pretestuosa, che chiedevano di intervenire. A noi ci dispiace che oggi abbiate voluto rispondere così di fretta e in modo così approssimativo, forse avevate paura che Forza Nuova si presentasse qui come è successo in altri municipi, però questa non è, da parte di un'amministrazione che appunto si professa antifascista e antirazzista, una risposta degna. Che cosa facciamo adesso in quei locali? Lasciamo che siano solo le forze di polizia ad intervenire rispetto ad un atto illegittimo che è di loro competenza, o pensiamo che l'amministrazione rispetto a questo problema debba dire e fare qualcosa anche dal punto di vista culturale? Io non ho capito, forse lei ha perso la seconda pagina della sua risposta, ma mi sembra che la risposta era assolutamente incompleta. Mamma mia, poi oggi è veramente difficile, perché mi si chiede di far rispettare il regolamento dice che non si può dire altro se si è risposti, se si è soddisfatti o non soddisfatti. Laddove vengono fatte altre domande, siccome succede spesso in questo municipio, in questo consiglio, anche io mi sono rivolta al segretariato, e laddove vengono introdotti nuovi temi, l'avevo già detto in un altro consiglio, ho nuove risposte, non si può negare un'ulteriore risposta. Allora io dico, cerchiamo per favore di attenerci ai regolamenti, perché questo diventa un dibattito di persone che non riescono assolutamente a rispettare un regolamento che è stato scritto e votato tutti insieme, perché mi ricordo eravamo tutti d'accordo su questo regolamento. Allora, no, stavolta, no, non credo, no.
Basta. Veramente, è un dibattito continuo. È un dibattito. Sì, sì, per favore, 3 minuti. No, al di là del regolamento, anche per chiarire, ci sono i cittadini, facciamo un po' più di figura. No, c'entra. C'entra anche perché l'intervento in seconda battuta della consigliera, diciamo, a me piace molto che si riconosca un po' di onestà intellettuale, ci stiamo arrempicando sugli specchi, vi abbiamo detto, abbiamo fatto la segnalazione, la proprietà di Ater, gli sgomberi la fa la polizia, ma cosa volete del municipio, che cosa volete che vi dico? Che siamo antifascisti? È ovvio che siamo antifascisti, è una cosa nella Costituzione, è ovvia, questa è... Allora basta, penso che si conclude qui qualsiasi intervento e si passa al punto all'ordine dei lavori successivo. È interessante vedere ogni volta questi teatrini ormai.